Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Per sostenere i sei quesiti referendari sulla giustizia presentati dal centrodestra, questa mattina è arrivato in Abruzzo il leader della Lega Matteo Salvini, che è stato a Pescara e ha incontrato stampa e cittadini. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Una calda mattinata di inizio luglio ha accolto questa mattina in Abruzzo il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato nella nostra regione per promuovere il referendum sulla giustizia. Prima tappa Pescara, dove in piazza Primo Maggio è stato accolto da diversi militanti, oltre che dallo Stato Maggiore della Lega Abruzzo. Ce la facciamo, c'è stata una risposta popolare incredibile in un solo weekend di luglio con 40 gradi, più di 100.000 firme in tutta Italia. Da oggi è possibile firmare con calma e al fresco in tutti i comuni italiani, e quindi l'obiettivo del milione di firme secondo me sarà ampiamente superato, anche perché è un referendum non di partito, di giustizia, processi rapidi, certezza della pena, chi sbaglia paga. E quindi abbiamo visto giusto. Ringrazio la Lega e ringrazio il Partito Radicale, ringrazio tutti gli italiani che arriveranno da domani in avanti. C'è tempo tutto luglio e tutto agosto. Non è mancato ovviamente un accenno alla nostra regione, in particolare alle prossime amministrative e al lavoro della Giunta Marsilio. PD e 5 Stelle vanno divisi sostanzialmente dappertutto. L'obiettivo è che la Lega guidi un centrodestra compatto nel nome del cambiamento, cambiamento a Roma, cambiamento a Milano, cambiamento a Napoli, cambiamento a Torino. Quindi queste firme sulla giustizia mi dicono che c'è tanta voglia di cambiamento. Meno tasse, meno burocrazia, certezza della pena e i sindaci giusti al posto giusto, perché i fondi europei verranno spesi soprattutto dai sindaci. Quindi avere sindaci onesti e competenti sarà fondamentale. Sono contento soprattutto del ruolo della Lega, dei consiglieri e degli assessori della Lega. Io sono un perfezionista e chiedo di più. Chiedo di più soprattutto sui temi del lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. L'emergenza dei prossimi mesi sarà tutelare lavoratrici e lavoratori. Gli imprenditori mi chiedono di rivedere il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, invece di creare lavoro, sta creando problemi e lavoro nero. Salvini ha poi parlato del problema della soppressione di quattro tribunali abruzzesi. La Lega si batterà, ha detto, affinché tutto questo venga scongiurato. La riforma della giustizia prevede anche che dobbiamo investire in personale, in cancellieri, in giudici, in giovani magistrati e in strutture. E in strutture perché chi in passato decise di tagliare scuole, ospedali e tribunali non fece un buon servizio. Il sindaco di Fossacesi Enrico Di Giuseppe Antonio chiederà un incontro al prefetto di Chieti Armando Forgione perché rafforzi il pattugliamento lungo la statale 16. È stato il primo cittadino ad annunciarlo dopo il tragico incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 16 nel territorio di Fossacesi, dove nello scontro fra un'auto e una moto ha perso la vita un 25enne di Pescara e due donne sono rimaste ferite. I controlli sulla SS16 ci sono, uomini e donne delle forze dell'ordine fanno sempre le loro meglio per far sentire la loro presenza, ha dichiarato Di Giuseppe Antonio, ma è necessario ragionare per accrescerli, soprattutto in questo periodo in cui i volumi di traffico sono maggiori per la presenza di coloro che raggiungono le località balneari della costa dei Trabocchi. Sono certo, conclude Di Giuseppe Antonio, che il prefetto Forgione, come ha sempre fatto, raccoglierà il mio invito e cercherà di rendere più sicura la statale Adriatica. Cambiamo pagina, i continui tagli alla sanità, la sospensione della guardia medica notturna e le disattese promesse sulla riqualificazione dell'ospedale San Massimo di Penne. Per questo i cittadini nell'area vestina sono tornati in piazza a protestare contro l'attuale governo regionale. Vediamo il servizio. Un mattone poggiato davanti all'ingresso del municipio come simbolo di protesta per i lavori annunciati ed ancora cominciati presso l'ospedale San Massimo di Penne. Sono tornati a protestare in maniera del tutto pacifica i rappresentanti del Comitato Cittadino di Lotta per la Sanità Vestina guidata da Gabriele Frisa, esponente di Rifondazione Comunista. Sono tagli che si consumano ormai da 20 anni, ma questa amministrazione di centrodestra sta facendo tutto il contrario di quello che promette. Ricordo che a maggio dell'anno scorso sono venuti qui mezza giunta regionale a prometterci che riaprivano i reparti, che ad aprile, che a novembre partiva il primo mattone. Poi sono venuti
Pensate un po' voi, a novembre l'anno scorso a dirci le stesse cose. Il futuro candidato sindaco alle prossime elezioni ha portato in piazza un altro tema caldo che nelle ultime ore sta destabilizzando il nosocomio Vestino, ovvero il provvedimento della ASL di Pescara di non mettere a disposizione medici per il reparto di medicina, ma solo reperibilità a causa della necessità di far smaltire le ferie al personale. Il reparto medicina, per esempio, manda il medico notturno e c'è solo il medico, tra virgolette, reperibile. Quindi chiediamo un'inversione di rotta totale e mi stupisce che anche i nostri amministratori non dicono niente o quasi niente, sono scomparsi totalmente da questa battaglia dell'ospedale di Penne. Centrodestra e centrosinistra, PD e Lega sono accomunati dal fatto di dire tante belle parole ma poi accodarsi al carro dei cosiddetti neoliberisti, che è una parola che sembra complicata ma significa semplicemente far arricchire i ricchi e rendere più poveri i poveri, e quindi continuare a tagliare la sanità pubblica, che è l'unica che ci salva la vita come il Covid ha dimostrato, per favorire i privati, impoverire le zone interne e continuare a distruggere i diritti sociali acquisiti negli anni da tanti cittadini che diventano cittadini di serie B perché vivono in posti dove poi non ci si può curare. Dopo la crisi del governo cittadino che si è innescata all'interno del comune di Pineto, i rappresentanti di Italia Viva, a cui il sindaco Verrocchio ha ritirato le deleghe in consiglio comunale, oggi in conferenza stampa hanno comunque aperto uno spiraglio affinché il rapporto con il primo cittadino possa essere appunto ricucito. Stefano Recanati. E crisi profonda nella maggioranza del Consiglio Comunale di Pineto. Il tutto è cominciato a seguito della decisione del gruppo di Italia Viva di desertare il Consiglio Comunale del 28 giugno scorso. Per questo il sindaco Robert Verrocchio ha deciso poi di togliere le deleghe all'assessore Claudio Mongia e al consigliere Marco Giampietro. Ma questa è solo la solita goccia che fa traboccare il vaso, visto che i rapporti tra il primo cittadino e gli esponenti del partito renziano da alcuni mesi si stavano incrinando. A seguito di quanto accaduto, Italia Viva ha espresso tutto il suo disappunto sulla situazione che si sta venendo a creare e tramite il coordinatore regionale Camillo D'Alessandro lancia un ultimo appello al sindaco per cercare di portare a termine nel migliore dei modi il programma elettorale. Non è nelle disponibilità del sindaco stabilire a che partito debbono aderire i consiglieri comunali, è dovere invece del sindaco convocare le forze politiche che nascono in consiglio comunale, ed è, Italia Viva rappresenta circa il 40% del consiglio comunale della maggioranza, ragione per la quale oggi noi siamo fuori, ma abbiamo lanciato, proprio perché siamo responsabili, un ultimo appello, un patto di fine legislatura, ci sediamo, un patto programmatico, amministrativo, ci sediamo e stabiliamo ciò che possiamo continuare a fare insieme, ciò che ci divide e smussare, insomma sicuramente noi non utilizziamo l'arma del ricatto, quello che vogliamo è che ci sia un confronto, un riconoscimento politico di questa forza, e se poi invece il sindaco vuole ed è legittimo cercare operazione trasfughi in consiglio comunale diversi da quelli che lo hanno eletto in sindaco di questa città, lo può legittimamente fare, ma voglio fare un appello al Partito Democratico, sono qui per ricucire nella dignità e nel rispetto reciproco. È singolare che ovunque in Abruzzo, dove si voterà, e si voterà a ottobre in diversi comuni sopra 15.000 abitanti, praticamente salvo qualche rara eccezione, ovunque noi presentiamo liste a sostegno dei candidati del PD e del centro-sinistra. Li ci chiamano e ci vogliono quando servono i voti. Quando invece governiamo insieme succede quello che è successo a Pineto, e siccome Pineto non è un comune qualunque, è un comune tra i più importanti d'Abruzzo, è un fatto politico che riguarda anche il PD regionale. Quindi sediamoci tutti a un tavolo, pronti a risolvere i problemi, ma se questa disponibilità non ci dovesse essere, sia chiaro per i cittadini di Pineto, nasce una forza politica, presenta un programma, chiede un incontro da mesi, il sindaco neanche li riceve. Credo che sia un problema del sindaco, non Italia Viva. Torna dopo lo stop di un anno a causa della pandemia a Pescara la festa di Sant'Andrea. Oggi la presentazione degli eventi, vediamo il servizio. Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia, tornano a Pescara i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant'Andrea Apostolo, protettore della marineria pescarese. Il programma delle celebrazioni religiose e degli eventi all'Atere in calendario per i prossimi 24, 25 e 26 luglio è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo di Città.
la caratteristica più bella è la processione in mare, insomma, dove noi gettiamo le corone in onore dei caduti, e quindi un momento molto suggestivo e particolare per quanto riguarda, diciamo, la festa di Sant'Andrea. Poi chiaramente ci sarà il classico mercatino, diciamo la fiera del mercato del pesce, non solo, ci saranno i concertini, insomma il lunedì ci sarà il concerto maggiore con la chiusura dei fuochi pirotecnici in mare, come abbiamo sempre fatto, e quindi, insomma, come si dice, che Dio ce la mandi buona, insomma, cerchiamo di fare una bella festa, insomma. Beh, certamente il significato religioso è che sottolinea un po' la fede di quello che è stata la tradizione, ma di quello che vorrebbe essere anche il proseguo, il futuro anche della nostra gente, no? Quindi sottolinea quel senso di un'esperienza legata a una testimonianza cristiana, di un patrono che vorrebbe essere come un modello, un punto di riferimento per la nostra fede cristiana, in fondo, ecco, questa è la cosa. Poi il resto, proprio perché è legato a un'esperienza cristiana, non è solo un fatto religioso, è un fatto anche di comunità che si incontra, si ritrova, sta insieme, cerca di rinnovare anche la propria solidarietà. Si chiama Trip in Montesilvano, il progetto di promozione turistica destinato a valorizzare il territorio cittadino grazie ai travel blogger e all'uso dei social. Vediamo il servizio. Trip in Montesilvano sarà una nuova esperienza estiva, culturale per il comune di Montesilvano. Ci saranno dei blogger che racconteranno le bellezze della città. Stiamo cercando di, diciamo, rinfrescare un po' anche le modalità di promozione turistica, e quindi abbiamo scelto di avvicinarci soprattutto alle fasce d'età più giovani, ma anche a coppie con figli, comunque, insomma, un turismo un po' più, chiamiamolo 2.0, attraverso questa iniziativa. E abbiamo interpellato e ospiteremo numerosi food blogger, travel blogger, siamo soliti chiamarli influencer il più delle volte, insomma, comunque persone che hanno un seguito, diciamo, già targettizzato di numerosi follower, e, diciamo, utilizzeremo quindi questo metodo per promuovere non solo chiaramente le bellezze della nostra città, ma anche le tante attività che si possono svolgere sul territorio, anche di conseguenza le attività commerciali che hanno sposato favorevolmente questa iniziativa, per cui sarà un metodo un po' più alternativo per raggiungere il maggior numero di utenti possibile e far vedere, insomma, non solo sul territorio nazionale, ma anche al di fuori di questo, le bellezze del nostro territorio. In che modo cercherete di attirare più turisti possibili tramite i social a Montesilvano? Sì, Trip in Montesilvano è un progetto di promozione turistica che viaggerà sul digitale e sui social. Attraverso un hashtag dedicato, dei travel blogger si alterneranno a Montesilvano durante l'estate e metteremo in evidenza l'esperienza turistica da fare a Montesilvano e la veicoleremo su tutto il territorio nazionale attraverso i social. Sono dei travel blogger freschi, diciamo, molto smart, con molti follower. Avremo virtualmente a Montesilvano circa 400-500 mila follower, potrete seguire proprio profili, le proprie avventure, si chiamano i Trip and Roll, Mi Prendo e Mi Porto Via, Che Viaggi Ti Fai, sono tutti dei blogger, dei content creator molto smart che vanno ad abbracciare un ampio target di follower, di clientela, di utenza. Si sono chiuse le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie a Teramo e, come da tradizione, il sindaco ha consegnato alla copatrona la chiave della città. Yeah.
stata una giornata straordinaria, una festa che deve consentirci di guardare al futuro con fiducia e speranza. Abbiamo consegnato i nostri cuori alla nostra Santa Maria delle Grazie perché ci sia un messaggio importante di solidarietà che riesca veramente ad accompagnarci nel modo migliore, con fiducia e speranza appunto, verso l'uscita dall'emergenza pandemica. La città ha onorato degnamente la propria compatrona con vari momenti musicali in vari punti della città e ieri c'è stata anche la notte dell'organetto, c'è stata musica medievale, prima un saggio di pianoforte, quindi sono tante le attività e speriamo che la Madonna delle Grazie ci dia la forza di portare avanti queste iniziative, perché questa è un'iniziativa che, ripeto, viene finanziata solo con l'acquisto dei biglietti, solo con la lotteria. Ed ora lo sport. A pochi giorni dalla ripresa dei lavori non è ancora decollato il mercato del Pescara sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. È però vicino l'arrivo del difensore argentino Julian Igiánez dalla Fiorentina. Facciamo il punto nel prossimo servizio. Julian Igiánez dovrebbe essere il primo innesto ufficiale del Pescara per la stagione 2021-2022. Il difensore argentino, classe 97, nativo di Cordoba, è di proprietà della Fiorentina. I due club stanno definendo l'accordo con i Viola, che vogliono far partire Igiánez a titolo definitivo, mentre il Pescara lavora per ottenere il prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di pronto ritorno in Serie B del Delfino. Igiánez nelle ultime due stagioni era stato già girato in prestito dalla Fiorentina all'Avellino nel 2019-2020 con 28 presenze, nell'ultimo campionato prima parte al Chievo dove non ha mai giocato in Serie B, quindi il ritorno ad Avellino con 18 gettoni in campionato e 5 nei playoff. Difensore centrale duttile poiché interpreta bene sia la difesa 4 sia soprattutto quella 3 che sarà marchio di fabbrica di Gaetano Auteri. Già lo scorso anno ad Avellino spesso ha giocato nei tre centrali con Piero Braglia. Sempre per la difesa il Pescara si sta avvicinando anche a Stefano Negro, difensore di proprietà del Monza e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Perugia con cui ha vinto il girone B. Quello che è certo è che gli operatori di mercato del Pescara, dal presidente Daniele Sebastiani al neo DS Luca Matteassi al capo scouting Antonio Bocchetti, hanno la necessità di accelerare le operazioni per garantire a Gaetano Auteri un gruppo di nuovi giocatori con cui iniziare a lavorare nel pre-ritiro del Poggio e nelle giornate di Palena, pur essendoci l'incombenza di eseguire alcune operazioni in uscita. In stand by quella di Edoardo Masciangelo al Ferencvaros, al momento ritenuta una operazione non congrua da Sebastiani. Uscite che dovrebbero riguardare altri profili come Scognamiglio, Valdifiori e Sorensen, anche se al momento non si può escludere che possano tutti partire per il ritiro e nel corso delle settimane potranno perfezionarsi le varie cessioni. Per l'attacco sfuma Alessandro Marotta, uno dei primi nomi finiti sul taccuino dei dirigenti biancazzurri. L'attaccante ha firmato un biennale con il Modena che, se il Pescara dovesse fare il girone B, sarà uno dei principali antagonisti del Delfino, che così per il fronte offensivo continua ad avere come priorità Eugenio D'Ursi. Esterno di proprietà del Napoli è molto valorizzato, numeri alla mano, da Auteri nelle ultime stagioni a Catanzaro e Bari. Ed Ettore Gliozzi, centravanti di proprietà del Monza e nell'ultimo anno visto in Serie B con il Cosenza. Per il centrocampo non è tramontata del tutto l'idea di riavere in biancazzurro Daniele De Sena, tra i pochi da salvare nell'ultima parte della scorsa stagione. Lo stesso centrocampista è uscito allo scoperto circa la volontà del Pescara di riaverlo. A questo punto sarà decisiva anche quella del giocatore, se prendere parte o no al progetto tecnico di rilancio del Delfino. Ed ora cambiamo disciplina, torna il grande beach volley in Abruzzo, in particolare a Montesilvano. Dal 9 all'11 luglio infatti la città adriatica ospiterà una tappa del campionato italiano. I dettagli nel servizio. Tappa molto importante di beach volley, rafforza l'importanza della pallavolo sulla regione Abruzzo. Direi assolutamente sì, questo era un impegno che ci eravamo presi e che volevamo fare l'anno scorso, 2020, e poi la pandemia ci ha bloccato e quindi adesso ci riproponiamo con questo importante evento che vuole essere un segnale di ripartenza, rimettere la pallavolo al centro, rimettere l'Abruzzo al centro. Come abbiamo detto con l'assessore, è fondamentale che in questo gioco di squadra ci si mettano insieme tutte le componenti politiche, federali, economiche delle amministrazioni locali per riuscire a fare le cose per bene.
giornate saranno? Saranno giornate importanti da un punto di vista tecnico di assoluta qualità. Noi apriremo mercoledì e giovedì con la tappa del campionato Under 20, quindi la migliore gioventù della pallavolo maschile e femminile, e poi invece venerdì, sabato e domenica i migliori beacher italiani, ad eccezione di quelli che sono già partiti o stanno preparando le Olimpiadi, ma si devono giocare lo scudetto anche su questa tappa di Montesilvano, che rappresenta una delle 8 tappe nazionali, quindi una tappa assolutamente importante. Noi ringraziamo la federazione che ci ha dato la possibilità di aiutare, crediamo che sia importante in questo periodo come privati dare un aiuto a tutte queste manifestazioni che devono riportare sul nostro splendido territorio la pallavolo sia a livello indoor che a livello ovviamente in questo caso beach. È una manifestazione importante, giocata in un posto meraviglioso che si presta a questi tipi di eventi, quindi ben venga da parte nostra la volontà e la voglia di dare una mano. Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, le edizioni del TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.